vedete è lo stato prima del primo intervento, durante la quale quindi è stato tolto il più della patina che ricopriva questa statua. Questa statua, che ha già, come dire, i suoi annetti ovviamente, ha vissuto all'esterno gran parte della sua vita e quindi diciamo che ha perso almeno un millimetro della sua superficie originale, cioè il restauro non la farà mai più ritornare a quello che era. No, noi salviamo il salvabile. Questi affreschi vengono da Villa Grimaldi, poi Sauli. Lo strappo avviene in questo modo: si prende la superficie affrescata, la si spalma di colla, ci si appiccica sopra una tela e poi da dietro si taglia l'intonaco e si tira via la pellicola pittorica, che poi si incolla a sua volta su un supporto che può essere una tela, può essere addirittura è stato usato il vetro resina, si rincolla sul suo supporto, quindi liberato dall'intonaco sul quale era fissato, e si strappa via, cioè si toglie la tela con la quale l'affresco è stato strappato. In questa ultima operazione molti dettagli scompaiono, sicuramente anche qua molto si è perso, però noi notiamo ancora adesso di come e con quale abilità Luca riesca a rifinire con brevissime pennellate di grande abilità e di grande intelligenza, riesca a rifinire la scena. È raro che voi possiate trovare una campana in un museo. Di questa forma così elegante che voi vedete, così allungata e molto svasata sulla bocca, ed è una forma pisana. Conservare la patina grigia avrebbe potuto significare, e di sicuro avrebbe significato, comunque mantenere al di sotto della patina dei processi di ossidazione che poi una volta sigillati comunque avrebbero continuato la loro opera, e quindi avremmo fatto un restauro che poi avrebbe avuto bisogno di un altro restauro a breve. Un restauro che io credo, che io ho voluto molto fortemente, perché credo che alla fine ci restituirà un vero capolavoro. In tutte queste pieghe si era fermata della polvere che anneriva, ma non solo, ma che crea un ambiente estremamente adatto alla proliferazione di insetti. Io credo che sia un angelo di fattura napoletana su modelli senesi. Con questa piccola mostra noi abbiamo anche voluto presentarvi degli spazi del museo che generalmente sono chiusi al pubblico, perché vedete che qui ci sono ancora le casse vuote di tante opere che sono in sezione di pittura, perché questo è usato come magazzino normalmente, no? Sono due opere di Giovanni Barbagelata, un'opera di Emanuele Macario e un'opera di Pietro Guidi. Questa piccola tavola proviene, come questa, dal convento di Santa Caterina di Finalborgo. In questo caso, vedete, questa qui è lo stato di conservazione prima dell'intervento, c'erano delle velinature, c'erano delle cadute di colore, però ad esempio la tavola è sana. Dunque qui si pensa che intorno al 700 sia stata tagliata la tavola, perché probabilmente venne modificato l'altare nella quale la palla era esposta. Tagliando questa tavola, tant'è vero che vedendola da dietro, questo è un inserto di legno diverso, si perse la scritta originale che venne riproposta lì, mentre qua è la scritta di coloro i quali fecero fare questo mestiere. Va bene? C'erano delle macchie di azzurro e non si capiva qual era il rapporto fra il bianco e l'azzurro, cioè chi stava sopra e chi stava sotto. È stata fatta un'analisi chimica, è stato visto che quell'azzurro era un blu di Prussia, e siccome il blu di Prussia è stato inventato nel 1704, abbiamo deciso serenamente di eliminarlo. Vedete come la pellicola pittorica sia fratturata, craquelée. Che cosa è successo? È successo, probabilmente nell'Ottocento, che questa tavola era molto sporca,
E allora qualcuno ha pensato bene di pulirla. Benissimo, che cosa si usa per pulirla? La soda caustica. Hanno usato la soda caustica, l'hanno usata un po' troppo. Allora è stato ridipinto il Macario, gran parte, soprattutto questa scena qua della madre col bambino. Tutti vedete ancora i segni delle gallerie che si sono pappati, gli insetti e le fratture che c'erano. Perché? Perché era una tavola già a suo tempo parchettata. La parchettatura è questa operazione qua, che si fa sul retro. Si mettono delle strisce, diciamo, orizzontali, tenute ferme da cunei di legno, che dovrebbero consentire al legno della tavola di muoversi naturalmente. Ed è stata risanata. Abbiamo, come dicevo prima, un crocifisso in pessime condizioni, poverino. L'ho messo non per ispirare la vostra pietà e chiedervi dei contributi in restauro, ma per farvi vedere com'è un'opera prima del restauro e per garantirvi che questo restauro è già finanziato e quindi inizierà da qui a poche settimane. Lo mettiamo qua perché chi eseguirà questo restauro ha lo stesso laboratorio che ha restaurato questi due putti dorati che noi abbiamo messo lì, approfittando di questo per farvi anche vedere alcune opere che non sono normalmente visibili.